Sì, questa notte le volanti della questura durante il loro servizio di controllo del territorio hanno intercettato questa macchina, hanno fermato il conducente e a un controllo documentale immediatamente è emerso qualcosa che non andava agli agenti che hanno sequestrato i documenti e portato insomma in caserma il veicolo che poi stamattina è stato oggetto di accertamenti più approfonditi da parte della polizia stradale e siamo riusciti a ricostruire diciamo il tentativo di pulire una macchina che era oggetto di un provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria già dal 2008 e che in questi giorni si stava tentando di reimmatricolare, quindi fornendo documenti nuovi, targhe nuove, quindi insomma ripulendo completamente la macchina. Da lì in poi sarebbe stato quasi impossibile attestarne l'illecita provenienza.